Bentrovati martedì 24 di gennaio. Il Tribunale di Ancona ha emesso il verdetto di condanna di primo grado per 6 dei 12 imputati nel processo sul crack Banca Marche per il reato di bancarotta fraudolenta, assolti tutti gli imputati invece per il falso in bilancio e prescritti i reati di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Le pene più alte sono state comminate all'ex direttore generale della banca, Massimo Bianconi, 10 anni e 6 mesi, e al vice direttore generale, Stefano Vallesi, 9 anni. Amo Senigallia, non prendiamo in giro i senigalliesi, sacchetti di sabbia su Ponte Garibaldi, ma solo fino a un terzo dell'argine. Siamo d'accordo, non si può andare avanti così. Diritti al futuro, a Senigallia ancora rischi, ancora stress, ancora troppo poco. Alluvione, lettera aperta al sindaco numero 1. Il gruppo PD di Senigallia sostiene la candidatura di Chantal Bonprezzi a segretario del PD delle Marche. La consigliera è l'unica proposta innovativa e fuori dagli schemi. Tour nelle Marche per i Marlenkunz mercoledì 25 gennaio a Pesaro, preceduti dai marchigiani Leda. Preludes per Senigallia concerti 26 gennaio, danza classica e moderna al Teatro La Fenice, ballerini, ambientato romani, Amilcar More Gonzales, Alessandro Macario, piano, Costanza Principe, coreografo Massimo Morricone. Lo sport, pallacanestro Senigallia sempre più in crisi, ennesima sconfitta contro Piacenza che dilaga al Palapanzini. Security Tap per Senigallia, altra bella vittoria, terzo posto in prima divisione. Il bilancio di un anno di attività di SVEM, più 42% di pratiche evase per 100 milioni di euro sul territorio, il 2023 all'insegna dei bandi della nuova programmazione europea 2021-2027. Nelle ultime ore dello scorso anno la programmazione europea ha avuto il via libero dalla Commissione, ora noi dobbiamo lavorare per mettere a bando le risorse a sostegno delle nostre imprese, del nostro territorio e degli enti locali. SVEM dovrà avere la prova del 9, quindi in sostanza dovrà andare a dare quel contributo, quel supporto per cui è stata creata e per cui è stata trasformata da SVIM a SVEM. Per quanto riguarda l'assistenza tecnica che svolgiamo per conto della Regione sulla vecchia programmazione 14-20, abbiamo avuto un incremento del 42% di pratiche nel corso dell'anno 2022 e abbiamo consentito di far calare sul territorio della Regione Marche circa 100 milioni di euro. L'attività invece in futuro che la SVEM farà per la prossima programmazione 21-27 sarà quella di un'assistenza alla Regione che non sarà solo tecnica, ma è un'assistenza che riguarderà l'ascolto sui territori, quindi affinché i bandi abbiano gli effetti positivi, quindi ascolteremo sui territori, nei nostri uffici, nelle nostre sedi provinciali, quindi di Pesaro, di Macerata, di Ascoli e di Fermo, gli imprenditori e gli enti locali per capire quelle che effettivamente le loro necessità, quello che effettivamente serve appunto per la prossima programmazione europea. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Una foto al giorno, lo scatto di oggi è di Graziella Marchese dal titolo Alle spalle di Arcevia la prima neve. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia.
Diamo un'occhiata adesso alle condizioni meteo di mercoledì 25 gennaio sulle Marche. Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 11 gradi, la minima di 6. I venti saranno tesi e il mare mosso. La farmacia di turno nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio è la farmacia Manocchi, Piazza Roma, Senigallia. Grazie per averci seguito. A domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.